Buongiorno a tutti, gente, ed eccomi qua in questo video. Ok, se sentite urlare non fateci caso, ma è la mia famiglia. Allora, armiamoci di fascia rotta e iniziamo. Allora, io non devo andare da nessuna parte, però lui sì, da qualche parte se ne deve andare. Allora, iniziamo. Oggi farò un make up con voi, ovviamente essendo che non uso mai le palette, è difficile che uso tutte le palette, a parte in pratica io ve le devo far vedere, devo fare un video a parte con le palette. Scusate la luce gialla, ma purtroppo la mia lampadina se n'è andata, è morta, ha detto mia mamma per Natale me la dovrebbe regalare, quella là professionale con il cerchio, il telefono in mezzo e tutto, ma pure se diversamente mi serve. Allora, essendo che io non uso mai la paletta, non l'ho mai usata, raga, ma veramente questa qua di Zoeva, non l'ho mai usata da quando l'ho comprata, è sporca, ma non l'ho mai usata, mi dovete credere, sono ancora le palettine nuove, sono sporca perché ci ho provato, sbucciato, come si dice, ma non ho mai provato questi colori, mai. E oggi è il momento di vedere quello che ci posso fare con questi colori. Allora, iniziamo già a mettere il primer. Non metto quello là non metto quello là con l'oro perché in pratica mi scoccio andando a prendere di là. E vabbè, iniziamo con il primer. Sennò che io non devo andare da nessuna parte, però comunque almeno per essere un po' più decente di viso inizio. Vi ho detto scusate che sentite parlare urlare perché è la mia famiglia di là. Poi ve l'avevo parlato per un altro video. Con il fondo, io ho preso il fondotinta della Kiko, però l'ho preso troppo chiaro. Ve l'ho già detto che io in pratica lo uso solo per le borse sotto agli occhi e tutto. Però prima di usare questo vorrei provare con la palette di correttori per, almeno per vedere di togliere un po' questa immondizia. Ce l'ho da un sacco di tempo, rotta, scassata, quasi da non utilizzo. Vorrei provare appunto a sistemarmi un po' sotto gli occhi, però non mi ricordo il colore per usare. Ah sì, io uso questo per, in pratica non ho neanche la palette per vedermi nello specchio, in tutto questo mi sto vedendo tramite telefono, scusate, mi sono dimenticata quasi tutto. Allora, voglio mettere un po' di arancione qua sotto, almeno per togliere un po' di borse della Chanel sotto agli occhi. Vado, aiutatemi. Ok, allora, dopo ho messo questo, sperando che si copra, andiamo a mettere questo qua. Ve l'ho detto, ve lo stavo dicendo, che in pratica ho preso troppo chiaro e lo uso come correttore, ovviamente. Se lo volete sapere, il colore di questo qua, che è tutto zozzo, in tutto questo è tutto zozzo, è numero 30, rose. Warm Rose, ecco la peste che si è svegliata. Ok, amore, vedete come copre? Meglio usarlo come coprenza che come fondotinta. Mia mamma mi sta attendendo, a me il fatto dell'Auchan, io ci vorrei andare sinceramente. Vedete come copre? Ho dovuto staccare di corsa perché succedeva un casino qua, se entrava mia sorella. Ok, la coprenza l'avete vista. E copriamo questo brobrio qua sotto, se ci riesco. Ok,
Fatto questo, andiamo a mettere i cerottini che io metto per fare tutto il fatto apposta. Ovviamente li devo mettere di così, ora vi faccio vedere, perché comunque qua vedete tutto zigzag, mi viene zigzag. Facciamo così. Ecco qua, belli, madò, bellissimo. Ok. Fatto questo, vado. Che orrore. Andiamo a prendere la nostra palette e pennellino adatto. Allora, non so che base usare, mi butterò tipo in bocca gli squali, lo farò così. Non trovo il mio pennello in tutto questo. Il mio pennello di fiducia. Allora. Partiamo con questa base qua un po' chiara. E vediamo come va a finire. Allora, questo scotch non mantiene una cippa lippa. Ok, iniziamo a fare questo. Togliamo l'eccesso. Io in tutto questo ancora devo fare nessun acquisto di Natale. Della rivoluzione, perché in pratica devo partire, devo conservare i soldini per partire, per andare in Germania e per andare da Primark e fare il video come chiede ad Alessandro a fare Primark, però non come Chiara, vabbè, comunque cavolo, lei non ha un cazzo da fare dalla mattina alla sera. Ovviamente non ha fida da mangiare, da sfamare, e si butta tutta la disperazione da Primark. Io no. Ok, andiamo avanti. Fatto questa base qua un po' chiara. Spero che l'ho fatta uguale, perché qua si vede, qua no, perché è il riflesso della luce che è una merda, raga, scusatemi. Ok, poi dopo passato con questo qua chiaro, che non si vede una cippa lippa. Bellissima. Passiamo con i colori più scuri, tipo questo, lo vediamo un po', vediamo, questo mi piace di più. E andiamo. Oddio. Non so perché di qua mi viene più aiuto. Più chiaro, più scuro. Ok, fatto così. A cavolo di cane. Passiamo con un nero. Un po' di sfumatura con nero ci vuole. Se troverò il mio pennello, perché no? Per domani ce lo dovrò andare a finire. Vabbè, facciamo questo. C'è un po' di ombra, ci vuole. Vediamo come va a finire. Il cane che urla. Max! Ok, fatto questo, ovviamente togliamo la palette di Zoeva, come cavolo si chiama. Au. Au. Tipo mi è venuta una macchia qua, ma non ce ne frega un cavolo, perché io metto in fondotinta dopo. Ho preso un po' la vista degli occhi, ma vabbè. Fatto questo andiamo a prendere un altro... Cioè,
ciao. Andiamo a prendere un'altra paletta appunto per fare un po' di brillantinato sopra gli occhi. Sento che c'è una paletta piena di brillantini. Non mi ricordo dove cavolo sta. Dovrebbe essere questa, però non c'è nessun tipo di... Ma si mettiamo il dorato, no? Ok, allora per mettere questo ovviamente devo fare prima la mia solita base con il correttore per attaccare i brillantini. E poi attacchiamo i brillantini. Scusate, questo è il telefono di mia mamma perché mi serve per fare il flash. Mamma che comunque gioca con Giada e la sentite? Ecco qua, fatto questo, andiamo a metterci quei brillantini e vediamo che effetto fanno. Devo trovare un attimo il pennellino, quello che io in pratica uso per mettere i brillantini, se lo trovo, perché no? Trovato. Ok, vediamo di prendere questi qua. Vediamo che effetto fanno. Allora, picchiettandoli sopra. Dovrebbe venire abbastanza un bel effetto. Un attimo solo. Me l'ha chiamato mia mamma, però non mi sono muta da qua. Vabbè, ci ho parlato direttamente da qui. Ok. Finito con questo, cominciamo con questo trucchio. Se non mi richiamano di nuovo e non mi fanno bloccare. Perché in pratica devo fare presto. Già sto a 12 minuti massimo e 13 di video. Ok. Ok, vado a mettermi la matita, poi ci vediamo fra un po'. Perché sennò questo video arriverò a lungo termine. Vabbè, raga, non fateci caso perché me la sono messa uno schifo la matita. Ho fatto una cosa più veloce possibile. Ma non fateci caso per la matita, fateci caso almeno per il trucco. Sto perdendo la vista degli occhi, questo è poco ma sicuro. Poi tanto il valore non è la matita, perché la matita ce la possiamo benissimo mettere tutti. E per farvi vedere il colore che mi sono fatta, per stare un po' con voi, con la sincerità. Ora mettiamo il mascara e poi me ne vado. Perché è inutile che faccio tutto il make-up completo, raga, perché sennò qua ci mettiamo mille e una notte. Cioè, a meno che mi metterò un piccolo strato velocissimo. E arrivederci. Ok, mettiamo un velocissimo strato di fard. Bellissimo velocissimo strato di fard. Tanto non devo andare da nessuna parte, piove, non posso scendere. E questa è una cattiveria bella e buona. Mettendo questo ci mettiamo un po' di fardino, di un po' di fardino in polvere. Ed eccoci qua. Finito. Ovviamente dovevo mettere altre cose, dovevo fare il contouring, ma mi scoccio proprio con la sincerità.
Ho fatto il video per stare un po' con voi, per stare un po' in compagnia. Allora, spero che non fateci caso ovviamente per la matita, ma fateci caso solo per il make-up degli occhi. Vedete se vi piace, perché comunque devo usare quello là di Zoeva, non l'ho mai usato. Vabbè, raga, io vi saluto qua, vi mando un bacione grosso grosso e noi ci vediamo al prossimo video o al prossimo vlog. Ciao!